E siamo nuovamente in compagnia con il nostro ginecologo, il dottor Luciano Galletto. Ben trovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque, le fasi della vita della donna sono davvero tante. Abbiamo parlato nelle scorse settimane dell'alimentazione per quanto riguardava il prima, il dopo gravidanza e anche il durante gravidanza. E oggi invece parliamo dell'alimentazione nel periodo della menopausa, un altro periodo che inevitabilmente per la donna arriva. Certo, sì, è un periodo molto importante perché in fondo nella fase perimenopausale, e noi intendiamo un periodo relativamente lungo di vita della donna che va, se vogliamo anagraficamente collocarlo, dai 48-50 anni fino ai 55-58 anni e che è caratterizzato questo periodo perimenopausale dalle iniziali alterazioni del ciclo mestruale, dalle iniziali irregolarità, no, delle mestruazioni che possono talvolta tardare, talvolta anticipare, ma che si caratterizza come sintomo, come segno correlato a queste anomalie mestruali anche a variazioni del peso corporeo della donna. Di qui le indicazioni sul meccanismo nutrizionale e osservazione comune di come quando iniziano queste alterazioni del ciclo mestruale possa manifestarsi nella stragrande maggioranza dei casi, non in tutti, ma in una percentuale che non è inferiore al 75-80%, un aumento di peso della donna. Incremento che non avviene dall'oggi al domani in maniera importante ed improvvisa, ma avviene lentamente. Questo perché? Perché si verifica una variazione di quello che è chiamato il metabolismo basale della donna. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi è una variazione nel rapporto tra introduzione calorica e consumo calorico. Si fa più fatica a smaltire, sostanzialmente. Esatto, perché c'è a parità di introduzione calorica una riduzione del meccanismo di consumo calorico. Questo detto in estrema sintesi. Allora, sono importanti alcuni consigli molto semplici, molto elementari, ma utili. Intanto la valutazione, diciamo, periodica del peso del corpo della donna è una cosa importante, proprio perché consente di valutare questo ipotetico iniziale incremento ponderale. Quindi bisogna pesarsi. È banale l'osservazione, sembrerà veramente banale, ma è estremamente importante, anche perché questo consente, con i consigli del ginecologo, con i consigli del medico di medicina generale, del medico di famiglia, eventualmente con i consigli del nutrizionista, di adeguare l'introduzione calorica dei cibi alla situazione che va variando nel corpo della donna. Certo, un E nutrizionista può essere utile anche perché è un po' soggettiva, io credo, la cosa. naturalmente, il nutrizionista è perfettamente in grado di valutare la massa corporea, la massa grassa e conseguentemente dare indicazioni in questo senso. Perché talvolta ci troviamo ad affrontare argomenti di questo tipo e della donna che viene dallo specialista e dice: ah, sono aumentata di peso e non so cosa fare, e sembra che mangio l'aria e ingrasso. Ecco, è un po' una battuta questa, perché in realtà nulla si crea e nulla si distrugge in termini energetici, quindi se c'è un incremento ponderale o perché c'è un incremento di assunzione di cibo o perché c'è una variazione nel consumo energetico. Quindi sono parametri estremamente importanti. Il consiglio che ho dato prima è fondamentale. Poi è chiaro che c'è anche un altro discorso sul quale è molto più difficile agire. In fondo il nostro corpo fa crescere le cellule adipose laggiù dove si erano formate in età infantile. Questo è un dato abbastanza chiarito negli ultimi decenni, abbastanza preciso, perché l'aumento fondamentalmente di peso che avviene nella periodo menopausale è legato all'aumento di volume degli adipociti, cioè delle cellule grasse, delle cellule adipose. Allora, entro certi limiti è difficile contrastare questo meccanismo perché laggiù dove noi abbiamo deposto le nostre cellule adipose in età infantile, queste si incrementano quando c'è uno squilibrio metabolico a favore dell'aumento di peso nei siti dove si erano formati, quindi avremo diverse tipologie di morfologia del corpo della donna, da chi aumenta il contenuto delle cellule adipose sui fianchi, sulle natiche, a chi lo aumenta in maniera invece più proporzionata e omogenea in tutto il corpo. Su questo elemento è difficile interagire proprio perché si deve per certi versi prevenire questo meccanismo con una corretta e sana alimentazione in età infantile. Errori alimentari
alimentari in età infantile hanno poi anche loro la ripercussione nell'incremento ponderale menopausale. Ecco, quindi questo che sia un messaggio per i giovani, per le sì. giovani che si troveranno poi se no a combattere dopo con il peso. Dopo una battaglia molto difficile, molto complessa e con scarse chance di successo. Certo, anche perché insomma da giovani è molto più semplice, no, dimagrire, proprio certo. perché il metabolismo funziona meglio, è più attivo e sappiamo sì, sì, come sì. funziona. E poi è importante anche proprio il consiglio alle madri, perché parlavo età infantile, quindi età infantile non vuol dire la ragazza in età adolescenziale, ma vuol dire la bimba di 3, 4, 5, 6, 7 anni. Dottore, grazie anche oggi per i suoi sempre preziosi consigli, io la ringrazio, la saluto e l'appuntamento come sempre alla prossima settimana. A presto. Grazie a lei.